La settimana si apre con il turno infrasettimanale valido per la 26esima giornata di campionato. Iniziamo la conferenza stampa con le parole del tecnico Giuseppe Bianchini a presentazione di Virtus Verona Arzignano Valcampo. Grazie, mister. Grazie a te. Una gara bella da andare a giocare, complicata sicuramente, contro un avversario forte, che da anni che fa la categoria. Sono una squadra sempre insidiosa da giocarci contro, e noi dal canto nostro dobbiamo prepararla bene. Abbiamo poco tempo per prepararla, ma dobbiamo assolutamente, cercare di dare continuità all'ultima prestazione. Le domande di Francesco Meneguzzo del giornale di Vicenza. Sì, buongiorno mister. Buongiorno. Partiamo un attimino dal successo ottenuto sabato, perché è molto importante sotto il punto di vista della classifica, ma anche al contempo ha permesso di rompere il digiuno del successo che durava da 55 giorni. Sì, abbiamo fatto un'ottima prestazione, ci ha dato punti importanti e adesso dobbiamo focalizzarci assolutamente sulla Virtus Verona. Il 3-0 in afflitto alla Giana Erminio, appunto, è stato molto importante, ma adesso serve dare assolutamente continuità. Serve andare a fare una partita giusta, dobbiamo andare a Verona, convinti che non sarà sicuramente una partita semplice, contro una squadra di qualità, e noi dobbiamo andare a fare una partita tosta, gagliarda, coraggiosa, e proveremo ad andare a fare. La Virtus, tra l'altro, è un cliente davvero ostico per i colori arzignanesi, visto che all'andata espugnò il Dalmolin e tra i professionisti l'Arzignano non è mai riuscito a vincere contro i veronesi, quindi non sarebbe male rompere anche questo incantesimo. Ci si prova, si va là per provare ad andare a vincere. Dopo le partite non le puoi solo immaginare prima, ma avranno un suo corso. E noi di sicuro andremo là per fare la partita giusta. La Virtus, tra l'altro, arriva all'appuntamento dopo quattro gare senza vittoria e nell'ultimo turno ha perso anche contro il Novara. Quindi, che avversario pensa di trovare? La solita Virtus è una squadra difficile da decifrare, perché cambia spesso, hanno interpreti che sanno fare tante cose e fatte anche bene, ha giocatori importanti, è una squadra tosta, in casa loro sono tosti, ci aspetta una partita complessa, difficile, ma siamo pronti. Venendo all'Arzignano, che appunto ha ritrovato i 3 punti, direi che i nuovi si stanno anche inserendo molto bene, visto quanto fatto in campo. Quindi dobbiamo attenderci anche qualche ritocco alla squadra, visti i numerosi impegni. Abbiamo giocato 2 giorni fa, quindi sì, qualcosa magari andremo a cambiare, vediamo. La squadra sta bene, è una squadra la mia che si sta allenando bene, e ci sono diversi giocatori pronti, qualcosa si andrà a cambiare, non so quanto, devo ancora decidere, però c'è da valutare le partite ravvicinate, quindi sicuramente qualcosa si andrà a cambiare. Importante è l'atteggiamento, però. Si aspettava che i cosiddetti nuovi potessero dare un contributo così importante fin da subito. Lo speravo, me lo aspettavo, lo stanno facendo, possono fare ancora meglio, ma tutti quanti possiamo ancora fare ancora meglio. Adesso è il momento di non pensarci bravi, ma di continuare a lavorare sodo. Grazie, mister. Grazie a voi. Torna in conferenza stampa il nostro difensore Edoardo Bernardi. È lui a presentare il derby veneto Virtus Verona Arzignano Valcampo, turno infrasettimanale valevole per la 26esima giornata di Serie C Now. Grazie Edoardo. Grazie Nasce dal tuo corner, Edoardo, la prima rete dei giallocelesti della 25esima giornata, quella firmata da Alessio Milillo, che vi ha portato in vantaggio al minuto 42 di Arzignano Gian Erminio. Dopo 3 giorni dal triplice fischio si torna in campo. Dalla vittoria di sabato ripartiamo quindi, Edoardo. Come si riparte? Come siete ripartiti? Allora, ripartiamo sicuramente con molto entusiasmo e una nuova linfa dopo questa vittoria vista sabato.
Sono contento di aver aiutato i miei compagni a passare in vantaggio, ma sono sicuro che il gol sarebbe arrivato lo stesso da lì in avanti, perché l'avevamo interpretata nel modo giusto e la stavamo portando avanti correttamente. Analizziamo quindi Virtus Verona Arzignano Valcampo, il match del Gavagnin Noccini. Allora, sicuramente troviamo una squadra forte e di valore. Non mi soffermerei molto su di loro, ma più su di noi, perché se riusciamo a mettere in campo la nostra fame ed essere sempre più uniti, sicuramente riusciremo a portare dei punti a casa che servono e sono necessari per raggiungere il nostro obiettivo finale. Tornano anche per te, Edoardo, le domande del giornale di Vicenza di Francesco Meneguzzo. Sì, ciao Edoardo, facciamo un attimo un passo indietro alla partita di sabato, nella quale hai sfornato appunto l'assist per Melillo per il primo gol, quindi anche una bella soddisfazione per te a livello personale. Sì, sicuramente è una bella soddisfazione, ma non guardo tanto il fatto personale, mi piace più guardare il gruppo e quindi sono contento per la vittoria. Quest'anno ti stai prendendo il tuo spazio, te lo aspettavi di poter fare così bene? Allora, ho sempre dato tutto, speravo di giocare, così è successo, sono contento, voglio dare sempre di più e ringrazio tutti per essermi vicino. Contro la Virtus Verona, per te che sei veronese, sarà anche un, tra virgolette, un doppio derby. Come vivrai questa partita e se mi puoi descrivere cosa dovrà fare l'Arzignano per uscire con un buon risultato dal campo? Allora, per me non è un vero e proprio derby, perché non ho mai, diciamo, militato vicino a Virtus. Sicuramente può essere per la posizione geografica, perché magari verranno a vedermi più familiari e parenti. E l'ho detto prima, l'Arzignano deve mettere in campo fame, unione del gruppo e sono sicuro che i punti arriveranno. Con le parole di Edoardo Bernardi ci trasferiamo dalla sala stampa al campo. Il fischio d'inizio è quindi per domani alle ore 18:30 nello stadio Gavagnin Noccini di Verona, Virtus Verona Arzignano Valcampo. La partita, come sempre, sarà visibile su Sky Sport e Now TV. Grazie alla stampa, grazie al nostro allenatore mister Giuseppe Bianchini e naturalmente il grazie va al nostro terzino Edoardo Bernardi. Buon lavoro Edoardo a te grazie e a tutta mille, la squadra. Altrettanto.